Salve a tutti ragazzi e bentornati a questa guida per il 50 stamina di Broly Super Saiyan 3 Tech. Questa sera finalmente riusciamo a sfidarlo con Team Super AGL. Team Super AGL che trova un po' di difficoltà nel batterlo, però con l'ausilio di alcuni strumenti riuscirà a portare al termine questa sfida. Ovviamente io sto parlando comunque della mia versione del Super AGL, che è una versione un po' disastrata in quanto ho ability molto basse, o meglio, sui personaggi che picchiano ho ability basse, oppure addirittura nel caso di Veget, non ho nemmeno completato la SA perché. Ad esempio, ripeto, Veget è solo ad SA 4, perché nel momento in cui l'ho trovato erano usciti, se non sbaglio, anche Goku e Vegeta Super Saiyan 4, e ho dovuto dare priorità a loro per la SA. E questa priorità poi si è portata avanti con l'uscita di nuovi personaggi a cui dovevo dare priorità piuttosto che a Veget perché erano più importanti, e quindi Veget è rimasto ad SA4 da praticamente allora, quindi 6 mesi fa, e non l'ho potuto portare e non posso ancora portarlo ad SA. Adesso è a 10, nonostante mi ritrovo con molti old Kai che però sono destinati ad altri personaggi. Andiamo a vedere il team. Abbiamo un Vegeta Super Saiyan 4 amico, ability 1. Credo, potrebbe anche essere ability 2, però magari la seconda strada non è stata ancora attivata. E 9 critico e 8 additional, quindi la build giusta per questo personaggio. Dopodiché abbiamo un altro personaggio incompleto come SA, ovvero Goku Blue, ad SA 9 perché non riuscì a finire di farmargli la SA quando diedero i gettoni al Baba Shop. Si potevano prendere i Goku Blue fisici. Quindi niente. È rimasto ad SA9, aspetto che mi esca qualche altro Goku Super Saiyan blu. Non so, tipo quello STR, insomma, di quelli che non servono, e quindi glielo posso lasciare in pasto. Aperto la strada in alto a sinistra perché ancora ora, come vedete, non è SA10, quindi non avrei potuto portarlo. Non avrei potuto buildarlo nella strada in basso a destra. Stessa cosa per Vegeta Blu, con la differenza che Vegeta Blu non è farmabile e non gli darò in pasto 10 Old Kai, 9 Old Kai solamente per fargli fare un po' di danno in più, che alla fine non è che sia chissà quanto alto. A lui però ho dato una build 11 additional e 3 critico, questo perché se tira due special fa più danni e tanca abbastanza bene. E il ruolo principale di questo Vegeta nel team Super AGL è di far attivare Super God Combat e quindi fare da buffer, e anche quello di tankare, perché con un 80% di difesa tanca benino. Dopodiché abbiamo Bardock della Batch del torneo, come buffer da chi più 2 attacco più 30%. Veget, di cui vi ho già parlato, anche lui aperto in alto a sinistra perché non potevo fare altrimenti e non posso ancora fare altrimenti. Buildato 11 additional e 3 critico, buildato così perché lo voglio portare con un po' più di additional. Quindi rispetto al normale, non lo so perché mi gusta di più, anche se forse sarebbe meglio sarebbe meglio in generale ad Ability 2, sarebbe meglio la 15
critico e 12 additional, però vabbè, dettagli. Dopodiché abbiamo lui, che è un personaggio che forse ho sbagliato a portare perché sarebbe stato meglio Whis AGL, che è un Senzu vivente, però vabbè, mi sono portato lui, che attualmente è ad ability 0, ad ability free. No, scusate, gliel'ho attivata l'ability, quindi ability free. E però spero di portare ad ability almeno uno il prima possibile, quando uscirà la batch per il suo Ezza, e spero anche di portarlo a livello 140, anche se mi sarà molto difficile per i PG che ho al momento. Dovrò vedere un po' che cosa pullerò in futuro. E infine abbiamo il mio Vegeta Super Saiyan 4, che avete già visto nel team Shadow Dragons. Ability free anche lui, e quindi niente. Allora, dal momento che sta arrivando il mio... Vegeta sta arrivando, facciamo così. Metto il Vegeta in rotazione e poi giriamo tutto quanto così. Allora. Comunque i danni sono alti, non cambia quasi nulla tra SA9 e SA10. Dovrebbe essere, se non sbaglio, all'incirca, credo, 415-435%, cambia un 20% di buff in più che non ho. Ottimo, comincia bene il Vegeta amico perché critta. Questo critto non sarebbe importato in ogni caso perché era chiusa. Ci troviamo ora alla seconda fase. Seconda fase... Sì, dai. Messo abbastanza bene. Il problema di Goku Super Saiyan 3 è che non ha link, cioè non linka con niente, almeno per quanto riguarda il ki. E quindi di solito ho problemi a fargli lanciare la special, però adesso ci troviamo in un turno abbastanza buono, quindi sia per le turnazioni. Infatti abbiamo Bardock che ci ha regalato un più 2 di ki, e sia anche per le sfere che ci sono uscite. Adesso tanchiamo questi due colpi, che però non servono a nulla, perché tanto Broly non prende danni. E vediamo come Goku ha fatto dei danni abbastanza consistenti. Però ne prende un bel po' da Broly, che lancia la special. Avrei preferito la lanciasse su Vegeta. Anzi no, non cambia nulla tra le due difese, andiamo a vedere un attimo. Anzi, no, c'è andata bene che l'ha tirata su Vegeta, su Goku. Vabbè, in ogni caso, ora siamo bloccati, non abbiamo Orb, e Vegeta non lancia la special, e questa è una cosa che mi dà un po' di fastidio, perché Vegeta l'avrebbe chiusa, penso. Cosa di cui non sono sicuro che possa fare Goku Blu. Ok, no, ce l'ha fatta lo stesso. Andiamo avanti. Allora, lasciamo Veget qui a tankare. Dopodiché Vegeta lancia la special e mettiamo Goku in rotazione. Bene, prendiamo la special di primo turno, anzi di primo attacco, bene. Però comunque gli attacchi normali Vegeta non se li prende manco. Minchia, Broly tosto come un panetto di burro di quelli che stanno negli alberghi, che li mettete sulla fetta di pane e vi distrugge la fetta di pane. Vegeta comincia a debuffare, lancia anche un additional con un crit. Sarebbe stato meglio se avevo una special, però non mi lamento, dai. Arriva Goku che fa i suoi bei dannini. E niente, ora
ho un po' paura, quindi utilizziamo un senso. Perché se tira un'altra special non la reggo, a meno che non la evito, ovviamente. Però non voglio sfidare la sorte. Anche perché è una guida, devo farvi vedere come si fa, cercando di sculare il meno possibile. Anche se, se andate a vedere poi il video della guida per l'extreme, ho sculato come un maiale, però l'obiettivo è quello di non farlo. Vabbè, senso apparentemente inutile, almeno per questa fase, perché Vegeta è stato abbastanza per chiuderlo. Però sarebbe stato utile in questo momento, perché comunque avrei dovuto utilizzarlo ora. Mettiamo Veget così. Purtroppo, no, forse avrei dovuto mettere Vegeta, non ci ho pensato. Ti ho fatto proprio una puttanata. Però l'ho fatta di fretta. Vabbè. Vabbè, vabbè. Speriamo lanci un additional. No. Vabbè. No, oh, lui invece ce la tira, quindi si fa un più 160% in difesa, che dovrebbe per... No, manco per il cazzo. Speravo tankasse, invece no. Bello. va bene così. Allora, utilizziamo un Ghost Usher. E facciamo così, sì. Facciamo così e poi così. Lanciamo la special con tutti quanti e dovremmo riuscire a fare abbastanza danni, perché dopo due special di Vegeta dovrebbe essersi debuffato abbastanza. E quindi niente. Stiamo andando molto bene. Vediamo un po' i danni. Ok, noi abbiamo tolto quasi nulla. Ok, ora allora dobbiamo utilizzare. Vabbè. Mi sono inceppato. Un Senzu e un Rayam. Mettiamo Vegeta prima per tenere costante il debuff. Mettiamo Veget qui. E facciamo così con Bardock. Tanto Bardock non farà danni. Non counteriamo la special, ma ci sta. I due Super Saiyan 4 hanno una probabilità del 30%, quindi ci sta. Unica cosa che adesso ci ha debuffato la difesa, e questa cosa non mi garba. E niente, avevo appena detto che non volevo sculare, però Vegeta la pensava diversamente. Riusciamo a chiudere abbastanza tranquillamente, no? Non tranquillamente, però nemmeno troppo difficilmente. Me l'aspettavo più lunga. Infatti senza questo crit ci avremmo messo un po' di più. Però niente, siamo riusciti. Niente ragazzi, questa guida è finita. Noi ci sentiamo domani, credo. Sì, mi manca ancora il Team Metamor, quindi ci vediamo domani. Ciao a tutti ragazzi.